delle cese e dal Salento tutto. Questa struttura, tradizionalmente conosciuta col nome di polo oncologico, è in effetti una struttura di notevole complessità, definitivamente configurata e resa operativa in appena 4 mesi, il che ci rende particolarmente orgogliosi. Tale orgoglio è altresì giustificato dall'autorevole presenza dell'insigne professor Umberto Veronesi, oncologo di fama mondiale, già ministro della Sanità, che nonostante i suoi notevoli impegni ha trovato il modo di onorarci oggi nella sua presenza, accreditando così quello che è il risultato di un lavoro serrato e gravoso. Un ringraziamento va al Presidente della Regione, onorevole Raffaele Fitto, che agevolando l'erogazione di tempestivi ed adeguati finanziamenti ha consentito finalmente la conclusione dei lavori. Lo abbiamo sempre sentito vicino e di grande aiuto per il superamento delle innumerevoli difficoltà che si andavano via via presentando. Un ringraziamento ancora al Sindaco, onorevole Adriano Poliportone, e a tutte le autorità che qui sono presenti, così numerose, sì che ci è impossibile elencarle tutte, chiedo scusa, senza correre il rischio di qualche imperdonabile dimenticanza. E a Sua Eccellenza Monsignor Cosmo Francesco Ruffi, la cui benedizione è il tangibile segno della speranza, anche per quanti colpiti da una diagnosi non fausta accederanno agli specifici percorsi di cura. Consentitemi da ultimo di ringraziare doverosamente i veri autori di questo miracolo, perché hanno creduto sin dall'inizio nella sua concreta realizzazione, ma più ancora l'hanno voluta e completata in tempi estremamente compressi, trascurando anche i normali momenti da dedicare al riposo e sottraendoli agli affetti familiari. E quindi innanzitutto il direttore amministrativo, dottor Vincenzo Valente, il direttore sanitario, dottor Alessandro Calasso, ed ancora il dirigente dell'area del patrimonio, ragioniere Gino Mucci, il dirigente medico del Fazi, dottor Giampiero Frassanito, costantemente supportato dal valido apporto della dottoressa Patrizia Ciminiello, il dirigente amministrativo del Fazi, dottor Angelo De Pascali, e il geometro Antonio Leo, e tutti i dirigenti medici e non medici coinvolti nella realizzazione della nuova struttura. Non posso non onorare nei ringraziamenti anche le organizzazioni sindacali per il loro indiretto contributo. Infatti hanno posto una paziente moratoria all'attività di concertazione contrattuale per consentire alla direzione generale di dedicarsi con il massimo impegno alla realizzazione di quest'opera. Ancora grazie. Un grazie rivolto a tutte le ditte che hanno onorato con eccezionale tempestività gli impegni assunti, ancorché costretta al rispetto di tempi forzatamente brevi. Mi scuso per questo lungo intervento introduttivo, ma ritenevo necessario formulare i dovuti ringraziamenti, che credetemi, se completi, avrebbero dovuto essere molti più estesi. In mancanza dell'accorato impegno di tutti, quello che sto per illustrarvi sarebbe venuto meno, e mi ripeto, questo è quello che mi inorgoglisce, forse ancora di più, del risultato raggiunto, essere cioè capitano di una grande e vera squadra. Evidenziavo che i lavori per la realizzazione di questa struttura furono avviati nel 1973, ma questi 30 anni trascorsi hanno modificato profondamente l'oncologia, che è passata da branca della medicina interna a disciplina, simbolo dell'integrazione dipartimentale. Le cure integrate rappresentano infatti il denominatore comune della moderna oncologia.
Già dagli anni Ottanta sono emersi i segni di questa rivoluzione. Si è gradualmente superato un sistema organizzativo basato sulla centralizzazione, cioè sulla provvisione di mega strutture al servizio di una vastissima area territoriale. Tutto ciò a vantaggio di una scelta di decentramento, ossia di una presenza capillare sul territorio delle strutture deputate alla diagnosi e cura del cancro. Questa è stata la scelta operata dalla Regione Puglia. Ciò che oggi noi inauguriamo infatti soddisfa tale logica di rete. L'oncologia è abbinata alla ematologia, alla endocrinologia, alla senologia, alla radioterapia, alla medicina nucleare e soprattutto viene a completarsi con l'articolazione territoriale costituita dai 18 posti letto oncologici già attivati negli ospedali di Copertino, Nardò e Galatina. La forma organizzativa dell'integrazione non è un modello economico, è un modello clinico utile all'ammalato, infatti pianifica i percorsi ed integra le attività. La cultura dell'integrazione diviene così strumento operativo per curare nel miglior modo gli ammalati di tumore. La struttura è composta di 8 piani, di cui 7 fuori terra e 1 in seminterrato. I piani sono stati così destinati. Al piano seminterrato vi sono la radiologia, la TAC, la senologia, diagnostica di primo e secondo livello, la medicina nucleare, la radioterapia e a breve sarà attivata la risonanza magnetica. Tale area è stata dotata di attrezzature di avanguardia, un mammografo digitalizzato, mammotone con guida stereotassica per biopsia della mammella e mammotest, telecomandato RX e una gamma camera. Nella struttura campeggia inoltre un secondo acceleratore lineare che oggi inauguriamo. Tali attrezzature rivestono particolare importanza nella cura dei tumori e rappresentano un elemento qualificante che ci consentirà di ridurre ulteriormente i tempi di attesa. Le attrezzature destinate alla diagnostica senologica consentiranno inoltre, insieme alla riorganizzazione in atto delle modalità di accesso, anche in questo caso la riduzione dei tempi di attesa. Devo però dare la massima evidenza al percorso privilegiato delle prestazioni senologiche al quale accedono già da oggi tutte le pazienti sintomatiche, con azzeramento, cioè zero. Il Denoterra accoglie su un settore il The Hospital di Oncologia con 10 posti per somministrazione di chemioterapia, ambulatori medici di endocrinologia e medicina. Tale ambiente è completamente climatizzato ed isolato per evitare inquinamenti da sostanze chemioterapiche. Lo stesso piano ospita sull'altro settore 4 sale conferenze e un centro formazione professionale, è dove stiamo noi in questo momento. Al piano primo sono collocati i laboratori di analisi di genetica medica e biologia molecolare con strumentazione di eccellenza per la immunistochimica e la citodiagnostica. Sarà a breve realizzato in questo piano di eccellenza la cappella. All'interpiano sono previsti gli ambienti per la preparazione di farmaci chemioterapici e il deposito di farmaci antiplastici. Gli ambienti sono dotati di climatizzazione a tutt'aria, che garantisce non meno di 8 ricambi l'ora e di cassa a flusso laminare per la preparazione dei farmaci. Al secondo piano sono attivati 20 posti per le degenze di oncologia. E 20 posti per le lungodegenze. Al terzo piano vi sono 32 posti letto di medicina, già attivati e funzionanti ci sono già 40 malati, in oncologia ci sono 7 malati stamattina e 8 posti di lunga degenza. Al quarto piano vi sono 20 posti di letto di endocrinologia, ide hospital di talassemia e medicina. Oggi stanno 6 ammalati in endocrinologia ricoverati da ieri. Al quinto piano saranno ospitati a breve 20 posti letto di ematologia. Tutte le stanze di degenze allocate nei vari piani sono dotate di servizi igienici in camera e in ogni reparto è dotato di studi medici ed un'accogliente ed ampia area soggiorno. Il piano sesto è stato attrezzato come foresteria per i familiari dei degenti. È dotato di 6 camere a 2 letti con frigo e TV in camera, di un'area attrezzata a cucina, di un'area lavanderia e di un ampio soggiorno. E questo è un elemento ulteriormente qualificante della struttura
espressione dell'attenzione globale alle esigenze dei pazienti per alleviare la grande e silenziosa sofferenza dei familiari. La struttura è servita da 2 ascensori per il pubblico, da 2 ascensori montalettiche e da 3 ascensori di servizio per il personale. La struttura, nella sua interezza, è stata dotata di impianto centralizzato di distribuzione di gas medicali con 150 punti prese e 2 gruppi di riduzione per ogni piano, nonché di un impianto di illuminazione di emergenza con un'autonomia di 3 ore. La struttura è stata altresì attrezzata di impianto di rilevazione e segnalazione incendi, potenziamento ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto antincendio, realizzazione di ascensori montalettighi antincendio capaci di funzionare anche durante l'emergenza incendio, garantendo l'esodo verticale dei pazienti non deambulanti, adeguamento dell'impianto elettrico alle norme di prevenzione incendi. La rete telefonica, oltre agli apparati fissi, è stata integrata da un sistema che consente, attraverso l'utilizzo di appositi telefoni senza fili, la comunicazione mobile tra gli operatori all'interno dell'edificio, rendendo più efficiente e capillare tutto il sistema di comunicazione. La rete di trasmissione dati, interconnessa mediante cavi in fibra ottica con la rete informatica e telematica del Vito Pazzi, a sua volta già integrata con l'intera rete aziendale, è in grado di trasmettere ad alta velocità dati e immagini tra tutte le unità operative. Con quanto esposto, ho espresso solo in estrema sintesi i lavori di radicale riqualificazione e di adeguamento alle normative vigenti si resisi necessari anche in ragione del lungo tempo trascorso dall'inizio dei lavori di realizzazione della struttura, risalenti, come già detto, da circa 30 anni fa. L'impegno che viene richiesto a tutti noi responsabili dell'attuazione delle politiche sanitarie regionali è quello non solo di rendere operative le scelte effettuate nelle sedi politiche, ma anche di far conoscere, comprendere ed apprezzare la forte ventata innovativa che sta caratterizzando i servizi sanitari pugliesi, così da evitare che la centralità del cittadino possa diventare solo uno slogan invocato per sostenere le più disparate posizioni. Noi crediamo che la vera centralità del cittadino passi attraverso la qualità delle prestazioni, declinata nel modo più semplice ed efficace, la prestazione giusta, al momento giusto, nel modo giusto, nel luogo giusto. È l'obiettivo che funge da faro della nostra azione. Grazie a tutti.